Si parla di sostenibilità ambientale, questo è stato sempre un po' quello che era l'obiettivo di questo mandato per la Regione Abruzzo a fronte di tante situazioni difficili. In questo caso le attività estrattive, si vuole fare un quadro della situazione e vedere anche quali sono poi ovviamente le possibilità. È uno degli strumenti applicativi del tema dello sviluppo sostenibile in generale, che sul piano proprio delle estrazioni da suolo ha una capacità di incisione sul territorio importante. Fra l'altro è uno strumento che arriva con 33 anni di ritardo, un settore che è finora demandato una sorta di deregulation spinta, nel senso che tutta l'attività della governance istituzionale è demandata finora almeno al semplice aspetto autorizzativo, mentre invece l'aspetto pianificatorio veniva assolutamente disatteso. Quando si parla di attività estrattive, a quali materie si fa riferimento? Il piano in gergo è chiamato piano cave, ma in realtà non si parla solo di cave, ma si parla anche di ciò che l'ambiente naturale a livello di sottosuolo riesce a offrire. Riteniamo che ci siano comunque le condizioni per fare un buon lavoro, soprattutto un lavoro proficuo per la comunità abruzzese. Questa prima stesura che noi cercheremo di diffondere al massimo in ambito del territorio regionale e cercare di condividere con tutte le forze attive del nostro territorio, contribuirà a determinare uno strumento ancor più calzante alla realtà del comparto socio-economico e della comunità abruzzese.